strada distesa, una saletta piccolina, dove c'erano praticamente gli arrivi di tutti questi fondi, di queste bacinelle che erano sopra il reparto di rifusione. Un sacco di valvole e filtri sul pavimento, e dopodiché venivano convogliati e messi in un estrusore. Era praticamente una macchina, mi pare che era 23 gradi di inclinazione, con delle filiere dalla quale uscivano degli strati. Con un meccanismo sofisticato, con la creazione del vuoto, con una bacinella che aspirava di sotto e lo scorrimento di un supporto che arrivava dai piani inferiori, questa praticamente si creava una cascatella, come un fiume, un piccolo fiume di spessore piccolissimo, che veniva man mano portato via da questo supporto. Un supporto che ruotava, portava via, si incollava, si figgiava. Aveva subito appena uscito dall'estrusore, a circa più di 30 gradi, andava a impattarsi col supporto e passava in una sala in piano ancora che si chiamava guaina, che c'erano 10-12 gradi, e figgiava subito. Questa gelatina, chiamiamola gelatina liquida, si finiva sopra il film e si figgiava, rimaneva in piano così. Dopodiché, dopo aver passato i primi 20-30 metri in piano e con una forte delta di temperatura per modo da renderla un po' consistente, entrava nel essiccatoio in vari loop che attraverso la, sempre con curve studiate, variazione di temperatura e il calore, il soffio da questi loop, che praticamente il film viaggiava su un cuscinetto d'aria, toccava solo con un po' di rulli, il meno possibile, però cioè, veniva fuori e rimaneva completamente asciutto e si avvolgeva poi sull'asse. In fondo c'era una sala che si chiamava avvolgimento. Dopodiché questi assi qua si arrotolavano, diventavano sempre più grossi, fino a, avevamo 2400 metri, poi tagliavamo e tutto in continuo, perché ovviamente il problema era questo, chiamiamo così, per i profani, fiumiciattolo, questo ricolo di emulsione, scusate per i termini se non sono più appropriati, e, doveva essere continuo, perché altrimenti si interrompeva il processo. Per cui anche gli assi avevano un sofisticato mezzo c'era una macchina detta incollatrice che faceva sì che attraverso un magazzino il processo fosse sempre continuo, che all'estrusore arrivasse in continuo un supporto, diciamo così, in movimento. Aveva una storia incredibile, c'era sempre stato. I vecchi dicevano: ma c'è sempre stato. Poi, quando ha cominciato ad andare male, si intravedeva, i prodotti erano tra virgolette maturi, ma è un eufemismo. Diceva: ma Ferragna, abbiamo sempre lavorato, qualcosa faremo. Cioè, non era una sorta di invulnerabilità che pensavano di avere, però i tempi cambiano. Cioè, era poi. Cioè, non era più attuale una fabbrica, non sarebbe stata più attuale. E io mi ricordo una cosa che ho fatto tantissima formazione che abbiamo fatto anche da neoassunti, da ragazzi giovani. Ci fecero un corso che io stentavo un po' a capire il significato subito. E c'era un insegnante della Bocconi, ci spiegava il ciclo produttivo di ogni prodotto industriale. Ci diceva lo studio, la realizzazione, tramite un grafico, la lancio sul mercato, il massimo consenso sul mercato, massime vendite, poi l'inevitabile declino, no? Allora io che ero curioso, dicevo, ok, era 2 o 3 mesi che lavoravo in Ferragni, ma i nostri prodotti dove sono di questo ciclo qua? No? Perché c'erano rullini fotografici e lastre radiografiche. Ci fa, dove sono? Io, sperando di essere ancora, ci fa, sono qua, sono in cima, possono solo che decadere. E gli chiesi, ma allora bisogna sperare che ci siano già dei prodotti nuovi dietro? Cioè che adesso ci mettiamo a studiare dei prodotti nuovi da fare? E lui ci fa, no, no, sono anni che dovrebbero essere già pronti questi prodotti, pronti per uscire, quelli nuovi. E questa cosa mi lasciò un po' il tempo che trovò perché io ero operaio. Poi capii, quando poi, più avanti, che non c'era nessun prodotto. Questo è tragico, cioè, questa frase qua mi rimarrà in mente tutta la vita. Prodotti che non fosse di ultima generazione si sapeva, però non si sapeva quanto sarebbero andate. No? A un certo punto, Ferragna, 3M, vendete tutti i brevetti a Kodak per quanto riguarda il medicale. E noi producevamo
adesso non ricordo, ma circa 24 milioni di metri quadri possibile, al top dei metri quadri di lastre radiografiche in Asia, ovviamente. E con Kodak ci fu pare un paio d'anni, praticamente tutta la produzione nostra era marchiata Kodak e pure i brevetti sono stati venduti. Per cui noi sapevamo che quello era l'inizio della fine. Abbiamo fatto 2 anni di fuoco, noi abbiamo lottato, ci cioè abbiamo fatto, siamo andati a Roma, siamo andati, abbiamo bloccato l'autostrada, mi ricordo benissimo. Il giorno dell'autostrada, un freddo cane, cioè, io mi ricordo anche delle cose che sono state altrettanto formative rispetto a esperienze di lavoro, che è stato un momento che l'input era quello di prendere l'autostrada e entrare, arrivavano i poliziotti. Eravamo una ventina a sfondare il cordone dei poliziotti subito, che se non entravi subito non entravi più, perché poi facevano il cordone i poliziotti. E quando ci siamo, questa qua è una foto che è ancora chiarissima, ho anche dei colleghi che possono testimoniare. Ci siamo girati a chiamare rinforzi, spingiamo che entriamo. Lì al Vispa c'è una piccola rotatoria, c'erano due poliziotti, due, quattro, cinque, anche delle donne, cioè si poteva forzare. Chiamavi la gente e non veniva nessuno, cioè, camminavano sul posto da fermo. Io lo so chi c'eravamo a spingere per forzare quel cordone lì, lo so, si contano su 2 mani, quattro, cioè una ventina di persone. E gli altri sì, ci tengono al posto di lavoro, però non vogliono scomporsi, hanno paura di mettersi contro. Cioè, siamo entrati in autostrada, per fortuna, poi abbiamo bloccato, ma erano atti simbolici per dire. Se qualcuno potesse fare qualcosa, chiaro che non può fare niente nessuno per aiutarci. Poi sono arrivati il battaglione da Genova, quelli ci hanno fatto spostare alla veloce, anche perché a parte che non aveva senso. Poi cioè, per fortuna noi non eravamo degli esagitati, anche i poliziotti sono persone con senso, ci hanno detto spostatevi, ci siamo scansati dall'autostrada, è andata, non si è fatto quasi male a nessuno. E questo c'è stato qualche episodio un po' così, però cose grosse non sono mai successe. Bloccate al Vispa più volte, iniziative, prefetture, un'odissea, comune a Cairo, tutte tappe quasi, non so come dire, un calvario continuo, però non si entrava, cioè si faceva perché si tentava di dare un segnale, però cioè, sinceramente non, quando sei lì, alla fine.